Assistente sociale dottoressa Adriana Lisco del Centro di Salute Mentale di Scalea, da cosa nasce l'idea di tale progetto? A ottobre 2008, da me e dalla dottoressa Viviana Crusco e dalla dottoressa Marianna Talarico, il progetto I colori della vita nasce dalla volontà di creare un valido riferimento al paziente e alla sua famiglia, offrendogli l'opportunità di esprimersi, confrontarsi e favorendo la sua partecipazione ad esperienze relazionali di gruppo. Quali sono gli obiettivi e le attività che si svolgono all'interno di tale iniziativa? Gli obiettivi principali del progetto, sono promuovere la risocializzazione, senza la quale si vanifica ogni cura, recuperare potenzialità e capacità affievolite dalla malattia, creare spazi fisici che favoriscano la consapevolezza e la presenza del valore dell'altro e dopo quella del valore dello stare con l'altro, offrire momenti concreti di alleggerimento del carico di assistenza alle famiglie. Per quanto riguarda le attività, comprendono forme risocializzanti ed espressive. Tra queste il decoupage, che ha molto entusiasmato i ragazzi, tant'è che da discussioni di gruppo è nata la volontà di organizzare una mostra di oggetti realizzati da loro che si terrà dal 21 al 23 luglio presso il Centro Donna di Scalea dalle ore 19 alle ore 22. Perché ha scelto il titolo I colori della vita? Il titolo ha una sua importanza, perché a giovani adulti che vivono nel buio della malattia si offre l'opportunità di uscire per poter guardare con interesse i colori che circondano e rappresentano, la loro vita, ogni giorno la loro vita, il loro futuro. E a questo punto vorrei ringraziare il mio direttore, dottor Sica, per la disponibilità e la sensibilità mostrata al riguardo di tale progetto.